Ciao a tutti, nella serata di ieri, 26 maggio, ho avuto modo di fare una diretta su Facebook Live in cui parlare delle erbe nella magia rurale. È stata una serata molto molto piacevole, però ovviamente il video è su Facebook, quindi ho pensato di renderlo disponibile anche su YouTube per chi non usasse Facebook o per chi comunque ne volesse fruire in un modo differente. Ovviamente la qualità delle immagini è quella che è perché è una diretta Facebook, quindi dipendeva anche dalla banda, dal numero di persone, eccetera. E quindi alcune delle slide che ho utilizzato obiettivamente non si leggono molto bene. Nella descrizione di questo video che state guardando troverete anche il link per poter scaricare le slide in formato PDF. Vi segnalo, per chi fosse interessato, che a giugno presenterò invece dei corsi, diciamo in prima persona, in cui provare ad esempio a parlare di erbe piuttosto che non di incensi. Bene, spero che il video poi vi interesserà. Sono circa 2 orette, devo dire, sia di spiegazione che di domande e risposte con le persone che hanno partecipato ieri alla diretta. E bene. Vi saluto, spero vi piaccia. Ciao! Allora, eccoci qua, eccoci qua. Allora, vedo subito di mettere qualche slide. Ok, dovremmo esserci. Allora, di cosa parleremo stasera? Un po' lo sapete perché il titolo era Le erbe nella magia rurale. Ovviamente per parlarne un po' di storia dobbiamo toccarla, ma soprattutto dobbiamo toccarla perché quello che ci interessa è come varie fasi della storia vanno per l'appunto a costruire il bacino della magia rurale, che uno l'immagina semplicemente magia contadina, quindi qualcosa di semplice, di molto per l'appunto folclorico e popolare. In realtà alcune cose arrivano alla magia rurale addirittura dal Rinascimento o dal mondo antico. Quindi, prima parte sulla storia, poi vedremo effettivamente come la storia dell'utilizzo delle erbe si è filtrato nella magia rurale e termineremo con una piccola selezione di erbe come l'iperico, l'aglio, la salvia, il rosmarino, la malva e la melissa. Allora, io ho scelto solo alcune delle erbe possibili, ok? Ce ne sono tantissime. Ho dovuto stringere la scelta, altrimenti avremmo fatto notte fonda e poi comunque ne parleremo in un modo un po' rapido e mi piacerebbe riuscire ad avere il tempo per rispondere a delle domande. Per chi non mi conoscesse, un attimo che torno sulle slide. Allora, alcuni di voi mi conoscono perché scrivo sul sito della mia congrega in ambiente pagano FDR. Sono laureato in filosofia, mi sono specializzato in storia del pensiero scientifico antico e medievale e poi ho approfondito negli anni il discorso relativo all'esoterismo. Cosa non sono? Non sono un erborista, non sono né un erborista né un medico né un chimico, quindi ancorché insomma mi sia studiato bene la materia, non parlerò da un punto di vista strettamente medico ed erboristico. Anzi, se utilizzate erbe, e magari non le conoscete, attenzione al riconoscimento, e comunque prima dell'assunzione vedremo che ci sono alcune erbe molto note, che però hanno effetti anche piuttosto importanti. Quindi magari rivolgetevi a specialisti del settore. Bene, andiamo avanti. E iniziamo il nostro percorso. Allora, l'utilizzo delle erbe è antichissimo.
Questo lo sanno un po' tutti. A volte però non si pensa che i primi approcci con le erbe, come si sono creati, com'è che l'uomo si è messo a lavorare con le erbe. Beh, molto semplice, la fame. Quindi, mancando altro, quello di cui si poteva cibare erano per l'appunto dei frutti, erbe, radici, semi commestibili, le cosiddette erbe alimurgiche. Una cosa che nota immediatamente l'uomo è che le erbe hanno degli effetti su di lui, ma non solo, hanno degli effetti anche su altro cibo. Ad esempio, aiutano la conservazione degli alimenti. Oggi noi sembra scontata perché abbiamo i frigoriferi, ma scontata non la era assolutamente. Quindi si usava la fumigazione, ma ovviamente gli insetti davano fastidio non solo all'uomo, ma anche al mangiare conservato. Alcune erbe avevano la proprietà di allontanarle. Notano anche che le erbe conferiscono un sapore, quindi diventano gradevoli. L'uomo si approccia alle erbe attraverso i propri sensi, in modo molto immediato, come farebbe un bambino. Quindi gradevole, sgradevole. Ma le erbe non portano solamente un sapore. Le erbe sono immediatamente portatrici di altri significati, che possono essere simbolici o informativi. Alcune piante, alcune alberi, alcune erbe crescono dove c'è acqua, per cui l'uomo le inizierà ad associare immediatamente a quell'elemento. Con quell'erba io so che troverò acqua. Di alcune erbe si cibano alcuni animali, quindi l'uomo capisce che dove c'è quell'erba probabilmente potrà cacciare. Ovviamente l'erba poi assume anche un valore simbolico, perché se dove c'è una determinata pianta io ho l'acqua, quella pianta può iniziare a simboleggiare. Quindi inizia il pensiero anche astratto. L'erba non è più semplicemente un qualche cosa che io mangio e ho sapore gradevole e sgradevole, ma per l'appunto assume una valenza che è altra rispetto all'immediatezza del sapore. Ovviamente, mangiando le erbe ho degli effetti. Ci sono erbe che conosciamo anche molto utilizzate, ad esempio nell'Italia del Sud, tipo la salicornia. Beh, se ne mangiate molte avete subito un effetto rilevabile perché è lassativa. L'uomo si rende subito conto che alcune erbe hanno degli effetti su di lui. Bene, purtroppo, fra le erbe, fra gli effetti, ce ne sono anche, come noto, di velenose o tossiche. Molto spesso erbe velenose o tossiche possono anche avere effetti curativi. Viceversa, erbe che hanno effetti curativi possono essere velenosi. Come disse poi più tardi Paracelso, la differenza fra medicina e veleno è sempre nella quantità. Quindi l'uomo inizia a capire che le erbe possono essere curative. Alcune erbe possono dare un aiuto costante, cioè aiutano a un benessere generale e quindi sono assunte ed entrano nella dieta. Alcune altre invece servono per scopi contingenti, dal mal di denti all'infezione. Quindi l'uomo, noi abbiamo attestazioni, già nella preistoria, inizia a utilizzare le erbe facendosi una sorta di farmacia. Guardate la borsetta in alto, è una ricostruzione. Ma è un ritrovamento, reale. Guardate invece appena sopra di me questi strani glifi, questi petroglifi, sulla roccia. Allora, non sono rune, non è un alfabeto, etrusco, fenicio, ok. Molto probabilmente si tratta di funghi. E molto probabilmente si tratta di funghi della famiglia dello psilocibe.
Non sappiamo quale tipo di psilocibe sia qui raffigurato, ma molti studiosi ritengono che siano per l'appunto funghi. E qua arriviamo agli ultimi due esagoni di questa slide. Abbiamo cioè una serie di erbe che hanno un effetto sull'uomo di tipo inebriante o sedativo. Inebriante, immaginiamoci oggi quando prendiamo il caffè, non è esattamente un inebriante, un eccitante, ma hanno un effetto, diciamo, di stimolazione dell'organismo, o un effetto per l'appunto sedativo, soporifero. Immaginiamo il papavero da oppio. Il papavero da oppio veniva, ad esempio, utilizzato, era la famosa papagna, veniva utilizzato, è molto attestato l'utilizzo in meridione. Veniva utilizzato come calmante, come sedativo, nonché, diciamolo brutalmente, per non far piangere i bambini. Cioè si scioglieva un po' di lattice del papavero da oppio nel latte ed era la papagna. Quindi l'uomo immediatamente, oltre agli aspetti di tossicologia e di medicina, di cura, ha immediatamente scoperto tutta una serie di altre virtù delle piante. Che non devono avere effetti altri alla cura. Ora, all'epoca non c'erano studi neurologici. L'uomo non sapeva cosa stesse succedendo, no, alla propria mente. Quindi l'unica cosa che rilevava era: ma quanto è strano quello che mi sta succedendo, ok? Vedo cose, faccio cose. Conosco gente, spiriti. E questo quindi nell'antichità segna in modo molto forte quello che è poi l'approccio dell'uomo con le erbe. Ora, questa base molto molto semplice che noi diamo un po' per scontata, per assodata, del rapporto dell'uomo con le erbe, e va a costruire un qualche cosa che si modifica con la cultura dell'uomo. Nel momento in cui l'uomo inizia a non essere più un semplice raccoglitore e il rapporto con le erbe non è più solamente sporadico, ma si arriva all'agricoltura, alla pastorizia, e quindi le erbe diventano fonte di sostentamento o per sé o per gli animali che alleva, ecco allora che le erbe diventano un qualche cosa che assume una valenza quasi di personalità. In un'ottica animistica, anche il simbolo, la metafora dell'erba e del suo ciclo vitale diventa qualcosa di estremamente interessante. Perché ovviamente l'uomo capisce che così come l'erba, il seme, germoglia, e poi dopo fruttifica, muore, poi rigermoglia. Vede ovviamente in questo anche una metafora della propria vita, nonché di quella di tutti gli altri esseri viventi. Quindi l'erba diventa simbolo. Già l'avevi intuito, ma così a maggior ragione. E nel medesimo momento, così come l'uomo inizia a coltivare, inizia a fare una selezione. Fa una selezione fra erbe che in un qualche modo gli sono utili ed erbe che lo sono meno. Non solo, ma ci sono erbe che gli sono utili, ma che non sono coltivabili per nulla. Io non so chi voi si sia mai messo a provare a coltivare alcune erbe medicinali, vi assicuro che è particolarmente difficile. Vi inviterei a guardare un attimino lo schemino che ho provato a fare sotto. L'uomo, quando si rapporta all'ambiente, inizia un lavoro di differenziazione, cioè distingue fra ciò che gli è utile e ciò che non gli è utile, fra ciò che riesce a coltivare e ciò che invece è necessariamente selvatico e spontaneo. E tutto questo per l'uomo diventa immediatamente una sorta di, a torto ragione ovviamente, una sorta di contrapposizione rispetto a una natura che invece è indifferenziata.
non si sottopone se non a forza alle classificazioni, alla necessità dell'uomo. Quindi ci sono erbe che esulano dalla coltivazione, alcune le riusciamo a coltivare solo oggi con tecniche particolari, molte erbe medicinali ancora oggi sono di buonissima, di ottima qualità solo se trovate spontaneamente. Quindi l'uomo nota come alcune delle erbe più interessanti non sono coltivabili, o lo sono, ma non esattamente con la stessa efficacia delle altre. È come se la medicina in un qualche modo non potesse che arrivare dalla natura in un modo, in un mondo indifferenziato. Non è il grano che mano a mano vado a selezionare perché la spiga porti sempre più seme e mi sia più comoda da coltivare, perché non posso intervenire su quello, non posso intervenire, o meglio, non potevi intervenire su quello. Stasera poi parlaremo per dire dell'iperico. Oggi ne esistono tantissime varietà, anche da giardinaggio, ma non hanno qualità erboristiche se non alcune. L'uomo all'epoca non faceva questo genere di selezioni e l'iperico, se se lo voleva prendere, in realtà anche noi oggi, deve andare in un campo e cercarlo. Quindi la medicina non arriva dal suo prato coltivato, dal suo campo. Arriva solamente da qualcosa che lui non è stato in grado di domesticare. Eccoci qua. Tutti i ragionamenti che abbiamo fatto fino adesso ci portano a due grossi filoni di sviluppo del rapporto che ha l'uomo con le erbe. Ne abbiamo uno, quello in alto verde, ne abbiamo uno che è più strettamente legato all'aspetto medico. Un altro, poi li vediamo ovviamente in sequenza, un altro, quello azzurro in basso di fianco a me, è quello che invece riguarda strettamente, più strettamente, il pensiero magico e quello religioso. Il primo ovviamente segue una sorta di pragmatica, cioè è chiaro che se io ho la febbre ho un'erba che mi può aiutare e un'altra no. Quindi l'atteggiamento è quello ovviamente del dato empirico, esperienziale, cioè questa cosa mi aiuta e mi cura. Tuttavia, proprio perché in origine per l'uomo l'erba ha un significato che ovviamente esula dalla chimica organica o dalla fitoterapia, la medicina è sempre comunque intesa, almeno all'inizio, come una medicina sapienziale. Stiamo andando da sinistra verso destra. Una medicina sapienziale nel senso che le erbe curano, ma perché portano un'anima? Perché sono inserite all'interno di un contesto che gli dà significato, ok? Che dà loro significato in che modo? Beh, l'erba è in grado di esorcizzare la malattia. La malattia è spesso vista come un qualche cosa di estraneo che si impossessa del corpo del malato o che per l'appunto ne altera un equilibrio, ritorneremo su questa parola importantissima, equilibrio, e quindi l'erba può funzionare sul malato come esorcizzante, come qualche cosa che è in grado di allontanare spiriti negativi. Guardate questo punto, ce lo troviamo anche nella magia rurale, ok? È dell'antichità, ma ce lo troviamo pari pari. Questo ovviamente, come dicevo, sottintende una visione animistica, cioè le erbe collaborano all'interno di un mondo che è animato da tante forze, o meglio, ogni cosa ha un'anima, ok? E allo stesso modo lo hanno le erbe, Quindi ogni erba ha un'anima. Bene. Andiamo un po' avanti nel tempo e arriviamo alla medicina egizia e babilonese. Cioè, passiamo a veri e propri formulari recettari. Il più famoso è il famoso papiro Ebers 1500 a.C., bla bla bla. Se noi lo andassimo a guardare, ci diremmo meno male che non ci hanno curato con sto papiro. Ci sono delle
delle misture terribili, alcune delle quali veramente terribili. Abbiamo poi il codice d'Ammurabi. Nel codice d'Ammurabi babilonese ci sono riportate ricette, ma soprattutto la cosa interessante è che, ad esempio, in ambito babilonese si inizia a dire: occhio, qua, allora chi guarisce deve avere una professionalità, cioè viene proprio individuata una professionalità, che è quella del medico. Indipendentemente da questo, nel mondo antico, direi quasi protostorico, storico, protostorico, siamo già nella storia perché è scritto, ma siamo proprio ai primordi, emerge in modo evidente come anche qui le erbe sì abbiano un'efficacia, ma hanno un'efficacia nella misura in cui sono accompagnate da formule, rituali e scongiuri. Quindi l'erba da solo sì può funzionare, ma perché funzioni al meglio, deve essere accompagnata dalla giusta formula. E anche qua ritorniamo all'idea che l'erba ha un'anima. Prima di andare avanti sulla linea verde, andiamo un attimo giù. Andiamo un attimo giù perché da questo medesimo bacino iniziale, quello del pensiero magico religioso, arriviamo ad avere un altro tipo di uso di erbe. Cioè, così come le erbe le possiamo usare per guarire, così ci sono alcune erbe che invece ci servono per scopi eminentemente magici. Quindi un'erba mi serve, per intenderci, per il mal di testa, un'erba mi può servire per fare una magia che mi consenta di dirimere un contenzioso sulla vendita dei vitelli. Bene, andando avanti col pensiero magico, che cosa succede? Abbiamo nelle erbe degli usi divinatori, abbiamo gli usi sciamanici piuttosto noti, cioè quello di utilizzare le erbe per raggiungere stati altri di coscienza, che in ambito sciamanico sono intesi ovviamente non come uno stato allucinato della mente, ma come uno strumento per arrivare per l'appunto a stati altri, perché abbiamo degli effetti alterati. Meno noto degli usi sciamanici di alcune piante c'è il soma indiranico e gli alcolici, invece si interessano molto. Perché è proprio con l'uso delle erbe per gli stati inebrianti che iniziano, ad esserci tutta una serie di usi religiosi, cioè le erbe passano dall'ambito strettamente magico, strettamente medico, all'uso religioso. Ora, l'uso religioso in che senso? Beh, già semplicemente nelle offerte, scegliere una determinata erba per accendere la pira su cui porre le offerte. Alcune profumano, alcune no, per cui iniziano a usare quelle. E poi iniziano ad accorgersi che alcune erbe hanno degli effetti e che probabilmente, nella loro idea, questi effetti hanno a che fare con un contatto che l'uomo può stabilire attraverso le erbe con il divino. Quindi non tanto con degli spiriti, delle forze, ma proprio con le divinità. Ok? È cambiato anche il contesto culturale, sociale e religioso. Bene, qua arriviamo a casi famosi. Okay? Abbiamo ad esempio, l'ho portata l'immaginetta appena qua in alto, dove si vede l'oracolo di Delfi, no? L'oracolo fondamentalmente si dice facesse fumigazioni, pare, con Artemisia, pare che ci fossero vapori che salissero da uno sfiato sotterraneo. Bene, non lo sappiamo, insomma, non, però iniziano a essere utilizzate anche a scopi divinatori. Pare che si usasse Artemisia, ma è molto più probabile che si usasse, ad esempio, l'alloro, sacro d'Apollo. Ora, l'alloro, tanto divertente. Allora, con l'alloro ci sono degli usi rurali con cui si fa divinazione, cioè in alcune zone d'Italia, tra l'altro, dico la mia nel Parmense, posso attestare in prima persona che c'era l'uso
di porre domande alle foglie d'alloro, in vari modi diversi, buttandole sul fuoco, in un numero, eccetera, sentendo come crepitava il fuoco, piuttosto che raccogliendole e buttandole sul tavolo per divinare, quindi per cercare di prevedere il futuro. Bene, quindi abbiamo una linea del pensiero religioso, una linea del pensiero medico, che adesso termineremo di approfondire, e entrambe queste linee vanno, fra virgolette, ad alimentare quello che è il discorso del pensiero magico. Nella magia rurale, come vedremo, noi ci portiamo tutti e questi tre filoni. Vi faccio un esempio: pensiero di tipo religioso o medicina teurgica, come vedete sopra, no? La medicina che guarisce in virtù di un'azione divina. Beh, i nostri vecchi che conservavano, ma neanche i nostri vecchi, c'è ancora chi lo fa, che conservavano il rametto d'ulivo benedetto da bruciarsi a fronte di grandi difficoltà o di malattia, è questo. Quindi nella magia rurale, anche cose che possono sembrare prive di un significato, di origini oscure, invece hanno delle origini molto chiare. Questa è medicina teurgica e ha un'origine individuabile attorno fra il primo millennio e metà del primo millennio avanti Cristo. Ed è arrivato fino a noi. È arrivato fino a noi. Allora, siccome ho visto fra gli iscritti che ci sono tante persone anche con grandissima competenza e altre magari che si approcciano all'argomento per la prima volta. In queste slide, per alcuni ci saranno delle cose già conosciute, magari banali, mi perdonerà. Per altri ci possono essere cose forse un po' complesse, spero porti pazienza. Quello che vorrei riuscire a fare è dare però, indipendentemente dalla competenza, una sorta di scheletro di quadro che consenta a chi è all'inizio di costruirsi conoscenze e di riuscire a incasellarle. Viceversa, chi non è all'inizio ha tante conoscenze, possa magari attraverso una sorta di ripasso, ma forse è presuntuoso di ripasso, ma dare una sorta di scrivania in cui riuscire a meglio ordinare le tante carpette di conoscenze che si è fatto nel. Bene, dicevo, torniamo alla parte medica. Allora, dicevamo medicina teurgica, che cosa succede? C'è un qualche filosofo barra medico, all'epoca si occupavano un po' di tutto, filosofo era uguale a medico, psicologo, scienziato, fisico, eccetera. Alcmeone, scusate, che porta la teoria dell'equilibrio, cioè il primo filosofo a dire: guardate, la malattia non è nient'altro che la rottura di un equilibrio all'interno dell'uomo, che invece sarebbe la salute. Cioè, la salute è un equilibrio e l'utilizzo delle erbe serve a riportare questo equilibrio. Come? Quest'erba non è ancora pensato, non è razionalizzato. Il primo a razionalizzarlo è Ippocrate, lo vediamo meglio un po' più avanti. Cioè, dice: bene, ragazzi miei, se è una questione di equilibrio, decidiamo quali sono i piatti della bilancia e cerchiamo di capire come possiamo contrastare i vari squilibri. Ok? Da questo andiamo a Asclepiade il giovane, che è importante perché avrà a che fare con, per l'appunto, tutta la parte delle erbe medicinali, ma non vi tedierò su questo. Nello stesso periodo, Dioscoride scrive quest'opera enorme sulle erbe e diciamo, i loro effetti curativi, fino ad arrivare poi nel primo secolo d.C. a Galeno, medico fondamentale perché sarà citato come fonte di autorevolezza pressoché assoluta per secoli e secoli, poi dopo di lui.
Ok, eccoci a Ippocrate. Vi giuro ragazzi che sulla storia non c'è ancora molto, portate pazienza, portate pazienza ancora solo un attimo. Allora, abbiamo il nostro Ippocrate. Bene, se vedete sopra di me, questo è lo schemino che si era fatto Ippocrate e che lui faceva studiare tutti i suoi allievi. Allora, chi si occupa di esoterismo avrà già notato i quattro elementi, si è notati in un ordine un po' diverso da come siamo abituati noi oggi. Quindi lui mette terra, fuoco, aria, acqua. Noi usualmente avremmo, diciamo, un ordine, quadrante in altro, la terra e poi andando in senso orario, aria, fuoco, acqua. Poco importa, lui segue questo orientamento e soprattutto li associa delle temperatura, umidità e a quelli che sono degli stati e delle parti degli umori del corpo. Quindi divido dei tipi, cioè il sanguigno, sanguigno che è detto facilmente quello che si incappa, il sanguigno, il flemmatico, melanconico, è collerico, collerico e sanguigno sono simili. Però lui dice, bene, i tipi di persone dipendono dalla composizione, dalle dosi, rispetto a degli umori del corpo. Lui individuava il sangue, il flegma, la bile nera, la bile gialla e tutte queste varie proporzioni. Bene, lui rifà propria la lezione, diciamo che si era già studiato dai suoi predecessori, e diceva, ok, come curiamo noi? Significa riportare l'equilibrio. Quindi, se uno ha troppo fuoco, gli diamo dell'acqua, no? Lo bilanciamo in un senso. O viceversa, in alcuni casi, per curare bisogna aggiungere il simile al simile. Cioè, qui è il primo che dice, per curare si usa l'opposto e si usa anche il simile. In sostanza, non è vero che il principio ippocratico sia esclusivamente allopatico. Lui sosteneva, sì, si può usare un principio omeopatico, no? Dove il simile cura il simile e anche quello allopatico dove l'opposto cura. Esempio con le erbe può essere questo. Se voglio aggiungere terra, ad esempio, utilizzerò, per dire, ho fatto un esempio, fra i mille possibili, funghi. Voglio aggiungere fuoco, aggiungo una spezia che dà fuoco, per appunto, tipo il peperone o il peperoncino. Ho bisogno di aggiungere sangue in equilibrio, utilizzerò ad esempio l'ali. Anche questo entra nella medicina rurale. Come vedremo, molte cose sono introiettate dalla medicina rurale, dalla medicina rurale, ancorché i contadini non se le siano studiate. È ovvio che la minonna di Ippocrate non sapeva niente, ma è altrettanto vero che molti rimedi della medicina, e comunque della tradizione rurale, rientrano, no? Seguono questo tipo di dettami che poi vengono in un qualche modo ampliati ed è questa la parte che ci interessa di più. Abbiamo cioè la scuola medica salernitana, siamo nel Medioevo. Allora, che ne dicono alcuni che il Medioevo è stato tanto bello, nel Medioevo, diciamo, abbiamo una perdita di conoscenze. Okay? Abbiamo una perdita. Perdiamo tanti classici greci, tanti testi, proprio vengono distrutti, letteralmente dati alle fiamme, ma fra il IX e il X secolo abbiamo una scuola medica importantissima, poco nota ma fondamentale, che è la scuola medica salernitana, che si avvale di testi arabi. All'epoca c'era anche un noto alchimista, nonché medico, grande autorità, forse più grande medico di tutti i tempi, Avicenna, che fa arrivare in Occidente attraverso la lingua araba, che poi viene tradotta nel sud Italia, nella Spagna, in latino, a volte dagli ebrei che la traducono dall'arabo
in ebraico e dall'ebraico in latino, riporti greci, e c'è questa scuola medica salernitana interessantissima, intanto perché, a differenza delle università che arriveranno poi, era completamente basata su una sorta di pragmatica, di prassi. Quindi le cose funzionano. Se la teoria è anche bella, ma poi non porta a dei risultati, non ci interessa. E non è un caso che alcune delle figure più importanti della scuola medica salernitana siano state donne. Erano donne, non è l'argomento di questa serata, ma vi assicuro è molto interessante da approfondire. Erano donne e, non a caso, avendo anche esperienza in quello che riguarda parto, la parte puerperale, eccetera, la scuola salernitana insiste sulla profilassi e sulla pulizia, ad esempio, delle mani durante le operazioni e anche sulla pulizia delle erbe, nella raccolta. Molti dei recettari che troviamo nella scuola salernitana, delle erbe consigliate per alcuni malanni, vi dico ad esempio la salvia per la menorrea, piuttosto che il rosmarino come energizzante, che ci ritroviamo nella magia rurale, ma anche nell'erboristeria in realtà, nella magia rurale campagnola, vengono da qua. Vengono da qua. Se poi pensiamo all'università, l'università poi si mettono a fare tanta, tanta teoria. Il sapere pratico, io ovviamente qua sto semplificando molto, se è con noi in linea un qualche collega accademico di storia del pensiero scientifico antico e medievale, probabilmente mi sparerà, sto semplificando tanto, però di fatto quello che avviene in soldoni è che il sapere pratico viene retrocesso al rango di una tecnica. Quindi io ho la grande teoria sugli umori, poi le erbe, vabbè, le erbe le facciamo raccogliere popolani, se c'è da incidere lo facciamo fare a un cerusico, un barbiere. I miei medicinali io do la teoria perché io parlo di scienza, di arte, non mi occupo di cose di così poco conto, lo faccio fare agli speziali farmacisti e in questo, per fortuna, va la continuità di quei saperi che dalla scuola salernitana proseguono attraverso per vie femminili. Vie femminili è molto importante perché notiamo che larga parte dei saperi erboristici sono stati passati effettivamente per via femminile. Non esclusivamente per via femminile. Se uno guarda, ad esempio, le segnature, no? Quelle pratiche rituali, magari con l'utilizzo di erbe per guarire la storta, piuttosto che, se leggiamo documentazione di studio anche recente, vediamo che c'è una proporzione, insomma, non dico del 50-50 fra uomini e donne, ma non era esclusivo appannaggio femminile. Comunque adesso rischio di dilungarmi su un argomento che non è relativo a questa slide. Bene, dal Medioevo andiamo al Rinascimento. Come dicevo, le università medievali, grande teoria, ma poca pratica. Nel Rinascimento, non sto a farvi la discussione sul valore del Rinascimento, su tutto quanto è stato fatto nel Rinascimento, ma con la riscoperta dei testi ermetici, quindi fate il conto, il famoso come in alto, così in basso, il rapporto tra microcosmo, l'uomo, macrocosmo, universo, quindi uomo come immagine dell'universo è allo stesso modo, l'universo immagine anche dell'uomo in tutte le sue parti. Cosa succede? Nel Rinascimento si riprendono le esperienze dei saperi classici antichi, diciamocelo un po' viene snobbato quello medievale, e gli si dà nuovo significato, cioè si cercano nuove corrispondenze e si sviluppano ragionamenti che già c'erano in epoca medievale, ma si sviluppano in una nuova ottica, quello delle corrispondenze, quindi le piante che corrispondono a dei pianeti, delle influenze planetarie piuttosto che segni zodiacali, e
così come parti del corpo. Questo è un periodo, letteralmente esplosivo, esplosivo per quello che sono le pubblicazioni. Cioè abbiamo dei testi, io che sono un appassionato, incredibili. È questo periodo che Agrippa pubblica De Occulto Philosophia, è questo periodo che Paracelso, Teorfu, Bombastus, Vanheim pubblica i suoi testi di medicina. Lui è Paracelso che dice la differenza tra medicina e veleno sta nella dose, cosa che oggi è arcinota e scontata, ma all'epoca non tantissimo. Tra l'altro lui lo dice in relazione alla conoscenza che si inizia ad avere all'epoca di come alcune piante velenose non servissero, diciamo, esclusivamente al beneficio, ma potessero avere effetti curativi portentosi. Alcune piante che poi si trovano anche nella medicina popolare e utilizzate anche nella magia popolare, ad esempio il croco autunnale che contiene colchicina, velenosissimo, se uno mangia un tubero del croco autunnale confondendolo con dello zafferano ci lascia le penne, proprio così, tra l'altro morendo anche molto male, perché la colchicina è un bloccante metafasico, quindi è proprio brutto. Si muore per asfissia cellulare praticamente. Bene, può guarire, ad esempio, comunque combattere i dolori della gotta piuttosto che dolori importanti a livello di sciatalgie, di blocchi muscolari per un mio rilassante, ovviamente in piccola dose. Viceversa, problemi cardiaci, ma lo vedremo in seguito, con la digitale sportiva. Sempre in questo periodo si ritorna a parlare di piante con simbolismi vari, di vario tipo, ma si ritorna a parlare seriamente delle piante e degli effetti. E qui abbiamo, diciamo, uno studioso de Noaltri, Mattioli, che pubblica i cosiddetti discorsi del Dioscoride, un testo bellissimo con delle tavole meravigliose, sono tra le più belle in vendita, lo pubblica, se non erro, attorno al 1546, se non erro, per i tipi della Manuzio di Venezia, e si mette a fare un discorso dicendo: no, guarda, su quest'erba il tale autore ha detto questo, il tale altro ha detto questo, ma a me sembra una stronzata, non funziona. Mi sembra invece che funzioni per questo, il tale altro medico l'ha usato per questo e funziona per quest'altro. Cioè, è il primo a iniziare a fare un discorso, potremmo dire, proto-scientifico o iatro-chimico dell'efficacia delle erbe. E ovviamente si iniziano a fare preparati spagirici di tutti i tipi, utilizzando le erbe. Bene, lo vediamo poi un po' più avanti, ma badate che molte delle associazioni fra un'erba e una sua possibilità di curare, ad esempio, anche nella magia rurale, vengono da questi erbari. Discorsi sull'associazione fra un'erba e il fatto che sia solare piuttosto che lunare, quindi vada bene per un'operazione piuttosto che per un'altra, viene e deriva da associazioni e da corrispondenze che sono state definite nel Rinascimento. Ovviamente, ripeto, mia nonna, in realtà mia nonna non si occupava di erbe, però la nonnetta campagnola che utilizzava le erbe per guarire o le erbe per fare magia, certamente non aveva studiato né Mattioli né l'occulta filosofia, ha ereditato un bagaglio di conoscenze di cui non sapeva la provenienza, presa per quello che è, ma che invece noi a posteriori, con uno studio anche filologico e archeologico, possiamo effettivamente individuare come facente parte del discorso che si è formato nel Rinascimento. Una delle cose più importanti che si forma nel Rinascimento e che poi va a costruire, ad animare l'utilizzo delle erbe anche in senso magico, teniamo conto che senso magico e senso fitoterapico
all'epoca non c'è quella grande distinzione, sempre perché siamo nell'ottica del pensiero magico, cioè l'erba può avere un'efficacia anche di per sé, ma è più efficace se lo utilizzi in un ambito rituale. Ok? Ecco, dicevo, importantissime sono le cosiddette signatura rerum. Allora, io non so se qualcuno di voi si è accorto di che pianta ho sopra la testa. Allora, gli appassionati l'hanno immediatamente riconosciuta. È la Digitalis purpurea. La cosiddetta famosa digitale, oggi ce la troviamo nei giardini come pianta ornamentale. È molto bella la digitale, la pianta è bellissima, e poi fa molto strega, fa molto magico, per cui ce la troviamo in tutti i giardini stregati e fatati ci deve essere almeno una digitale, lo troviamo perfino in Harry Potter. Bene, la digitale perché ci interessa? Perché è il classico esempio di quello di cui vi voglio parlare adesso, che sono le cosiddette signatura rerum. Ovvero sia l'idea secondo la quale la natura mette una firma, mette un segno dell'utilizzo e dell'efficacia della pianta già nella sua forma. Se voi guardate l'interno del fiore di una Digitalis purpurea, e dopo anni, 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 sono riuscito a vedere solo per la prima volta nella mia vita, l'anno scorso, è stato spontaneo, naturale. In Sardegna, in un sito archeologico, mi sono veramente commosso perché erano anni che speravo di vederla. Se voi guardate dentro il fiore, ecco questa puntellatura, gli antichi in ambito medico riconobbero subito la somiglianza con le cavità atriali vestibolari del cuore. E quindi, secondo questa dottrina delle signature rerum, si dissero, beh, se tanto mi dà tanto, vuoi vedere che la nostra bellissima Digitalis purpurea ha a che fare con il cuore? Sì, in effetti ha a che fare col cuore. Se voi vi fate un'insalata di Digitalis purpurea, ci lasciate le penne per arresto cardiaco, perché effetti rallenta il battito del cuore. Oggi si utilizzano derivati di sintesi della Digitalis purpurea, delle sue digitossine, e le si utilizzano se voi avete un infarto. Se voi avete un infarto, vi iniettano fondamentalmente delle digitossine. E sempre per le signature rerum, e torno subito alle slide, sempre per le signature rerum, lo vedremo poi con l'iperico. Ad esempio, l'iperico, se voi guardate la foglia contro luce, vedete delle forature, no? Delle buchellature, infatti si chiama ipericum perforatum, perforato. Ci dicono, ah, ha dei fori però non sanguina, vuoi vedere che serve per le ferite? Se è durata così tanti anni la dottrina delle signature rerum, vuol dire che in un qualche modo, anche se non scientifica, ci azzeccava. Fatto sta che l'iperico in effetti è un potentissimo antisettico e cicatrizzante. Ora, io qua non sto ovviamente discutendo sul valore scientifico delle signature rerum, che ci interessa poi abbastanza poco. Quello che ci interessa invece è che l'idea rinascimentale delle signature rerum, ossia del fatto che all'interno dell'erba ci sia già un'espressione, un segno del suo utilizzo perché l'erba è parte del cosmo e quindi il cosmo si rispecchia anche nell'erba, così come viceversa, è poi però, anche se non in modo così filosofico, utilizzato anche nella magia rurale. Ok? Cioè, si utilizza questa idea della signatura, cioè una cosa che mi assomiglia o mi ricorda quella parte del corpo, mi potrà aiutare, ad esempio, per quella cosa. Ok? Non è un'idea quella della similitudine, no? Molto,
in realtà rinascimentale, un'idea molto più vecchia, appartiene alla magia simpatica, ma in questo caso diventa proprio strutturata e sulle erbe. Ok? Allora, ops, devo aver fatto. Eccoci qua, scusatemi. Ok. Allora, ci stiamo avvicinando alla prima oretta di diretta. E faccio solamente queste tre slide e poi provo a leggere un po' di commenti e vediamo già di fare qualche domanda. Allora, ecco questa signora un po' inquietante, ma mi piaceva troppo. Ho dovuto metterla assolutamente perché mi piaceva troppo. È veramente l'immagine della guaritrice, molto diversa dall'immagine di guaritrice che ci si immagina un po' oggi, con gli occhi molto gentili e carini. Le guaritrici di campana erano abbastanza incazzolente. Questa mi piaceva tantissimo. Allora, vediamo cosa di quello che abbiamo visto prima, è passato poi effettivamente. È passato effettivamente. Scusate un secondo. Di cosa è passato poi effettivamente? Scusate, devo chiudere la porta perché ho dei rumori. Di cosa si è passata effettivamente dalla parte storica che abbiamo visto assieme alla magia rurale. Allora, intanto i tipi di erbe utilizzate. I tipi di erbe utilizzate sono quelle, come si diceva, che l'uomo ha scelto in epoca protostorica, preistorica, protostorica e soprattutto medievale. Noi non è un caso che oggi ci troviamo a fianco a casa del rosmarino. Se l'uomo ha scelto rosmarino e di fianco alle case in campagna quasi tutti abbiamo un rosmarino, è perché qualcuno, cioè in una determinata epoca, ha fatto la scelta di avere rosmarino. E c'è un motivo, perché è utilissimo non solo per dare un sapore, ma per la conservazione del cibo. Dal periodo, diciamo, storico antico e preistorico, prendiamo anche tutta la parte relativa al pensiero magico. Quindi l'erba si ha un'efficacia di tipo magari fitoterapico, erboristico, che oggi possiamo rilevare anche in modo scientifico, ma affinché esprima questa sua capacità curativa, nella magia rurale, ovviamente, essendo magia, c'è bisogno di una ritualità. Poi vediamo un po' meglio questa cosa. Nella magia rurale resta un approccio pragmatico, ok? Resta un approccio pragmatico e anche una sostanziale e discreta diffidenza nei confronti della figura medica, ok? Adesso non vi sto a leggere il dettaglio della slide, perché basta fondamentalmente il concetto, che in realtà ho già, diciamo, introdotto prima. Quello che è importante è che tutta quella serie di nozioni e riflessioni che si sono stratificate nel tempo e negli anni, quindi quelli che abbiamo visto per medicina teurgica, utilizzo anche religioso dell'erba, passa nella magia rurale in un modo inconsapevole, ma assolutamente tangibile. E dunque, io direi che adesso andrò avanti con ancora una o due slide, poi se riesco, provo anche a vedere eventualmente qualche vostra domanda.
voi ovviamente iniziate a scriverle, ok? Allora, stavo leggendo incazzolente bellissimo. Sì, incazzolente bellissimo. Allora, passiamo alle slide. Eccoci qua. Allora, aree d'azione della magia rurale. Allora, come si diceva, erbe magia rurale, per che cosa sono utilizzate? Perché è vero che stasera parliamo di erbe, ma parliamo delle erbe nella magia rurale. Allora, ovviamente l'uso più diffuso, in termine magico, trattandosi di erbe, indovinate un po', è ovviamente legato alla salute. Ok? È legato alla salute, ma come dicevo, sempre con l'idea, di utilizzarle in modo attraverso magia simpatica, comunque, attraverso dei rituali che ne potenzino, no? Ne potenzino la funzionalità. Alcuni tipi di guarigione sono molto, molto comprensibili, no? Fanno parte della vita di tutti i giorni, quindi febbre, mali di stagione, mali episodici di rilievo, come le parassitosi, Sono famose, attestate, no? Le segnature, i rituali per togliere, sverminare i bambini piuttosto che gli animali. Ci sono le segnature per la storta, no? I riti che si facevano per le storte. All'interno della guarigione abbiamo alcuni ambiti che sono interessanti perché più particolari, alcuni legati al mondo femminile, quindi menarca, menopausa, infezioni genitali. Ecco, allora, interessante, una nota di colore. Infezioni genitali. Immaginate all'epoca qual era la situazione, quale potesse essere la situazione. Immaginate. Con livelli di igiene. L'ignoranza, ma più che l'ignoranza, è il tabù, del parlare di certe cose. E parlarne capirai con il dottore, cioè una cosa fuori da ogni. Quindi le erbe e la magia su queste parti erano saperi molto importanti. Ovviamente poi abbiamo tutta la parte di procreazione e fertilità, la parte della sessualità, attenzione. Raramente si parlava di sessualità per uno scopo. Allora, esistevano rituali usando delle erbe legate alla sessualità. Attenzione, la parte divertente è che quelli normalmente richiesti dall'uomo erano di tipo piuttosto ludico, cioè voglio riuscire a, quindi problemi di erezione piuttosto che voglio riuscire ad avere quella donna. È interessante, piuttosto divertente, che invece i rituali di magia generalmente richiesti dalle donne fossero stammi sudadosso, cioè rituali che facessero sbollire, diciamo, i bollenti spiriti all'uomo di turno. Per cui la cosa interessante è che se poche erbe, diciamo, ci sono risultate di reale efficacia per l'uomo, ne abbiamo invece conosciute alcune che avevano una notevole efficacia. Invece, per riuscire a levarsi, diciamo, dalle scatole persone un po' insistenti, mariti un po' insistenti, ad esempio la lactuga virosa, che nel dialetto parmigiano diciamo, si chiama in modo dialettale, in un modo che non mi sento veramente di dire ad un pubblico così in diretta. E comunque, insomma, l'indicazione è molto chiara sugli effetti che può avere sull'erezione maschile. Oppure l'agnocasto, che era già usato in Medioevo, si chiama agnocasto, casto non a caso. Questa era una parentesi di colore. E abbiamo l'ambito psicologico, non necessariamente con erbe che hanno degli effetti effettivamente sulla psiche, alcune sì, tipo l'iperico, per dirne uno di solito. E invece. E per appunto l'utilizzo di erbe in ambito psicologico era per guarire da alcune cose per cui oggi non c'è una definizione moderna, scientifica, ma c'era lo spavento, la segnatura rituale per curare lo spavento, che potremmo dire lo spavento è una sindrome da stress post-traumatico. Okay? C'erano uomini che tornavano dalla guerra.
ammalati di spavento. Oppure, ad esempio, il crepacuore, molto probabilmente una forma di depressione. E poi sedazione e riduzione del dolore. Beh, questo ovviamente, il trattamento del dolore è una cosa che solo di recente siamo riusciti a lavorarci un po', e non tantissimo. La sedazione, il lavoro sul dolore è argomento molto delicato. All'epoca c'era veramente poco per lavorare sul dolore, se non degli stordenti o delle droghe molto forti. Quindi i rituali che lavoravano su questo erano considerati rituali e preparati che dovevano essere fatte da persone molto potenti. Quest'idea del potere c'era già, all'epoca c'è molto nella magia rurale, no? C'è la medgona, la guaritrice, ce ne sono alcune che si sono brave ma fanno delle cose piccole, alcune che sono molto potenti. Quelle molto potenti generalmente sono guaritrici che lavorano con ritualità e con erbe che vanno a curare cose molto dolorose e magari molto rare o pericolose. Abbiamo poi invece tutte le erbe che sono usate nella magia rurale per, appunto, per scopi strettamente magici. Tra gli scopi strettamente magici c'è ovviamente la purificazione piuttosto che il bando. Okay? Quindi purificazione sta nel termine. Per bando, chi ha meno, diciamo, pratica con la terminologia magica, intendo proprio un allontanamento. Io ti bandisco da uno spazio, quindi l'allontanamento di forze o presenze, quindi sempre usi apotropaici, quindi protettivi, o contro il famoso malocchio, insomma, per intenderci, il famoso malocchio. Abbiamo poi la divinazione, ne abbiamo già un po' parlato, specie relativamente sì alle parti importanti, diciamo, della vita, soprattutto in una società di stampo tradizionale e di stampo tradizionale cristiano-cattolico, quindi nascita, matrimonio, figli, eccetera. Magia invece per l'abbondanza, questa c'è in ogni momento della storia l'uomo ha tentato, diciamo, di intervenire magicamente su questo. Ha tentato di intervenire su questo, ma insomma, se ci fosse stata la ricetta magica giusta, probabilmente sarebbe arcinota. Ma ad ogni modo, sull'abbondanza, quindi raccolto, riproduzione di animali, eccetera, vincite e dispute. Ci sono invece degli ambiti magici che sono rari, cioè nella medicina rurale, nonostante siano argomenti che ho approfondito a tanto tempo, sono rari, almeno qua in Italia, nel nord Italia sono piuttosto rari, che sono visione, teurgia, e le fatture con erbe, intendo, fatture con erbe. Cioè, la magia, le erbe nella magia rurale generalmente hanno sempre un valore di guarigione. Sono veramente rari i rituali in cui le erbe rientrano per qualche cosa di neanche negativo, ma un qualche cosa che non abbia un contenuto di guarigione o di abbondanza, ok? Sono rare, sono pochissime le erbe utilizzate per questo genere di operazioni, si contano veramente sulle dita della mano. Quelle invece legate alla visione e o al lavoro teurgico più sciamanico, sì, ci sono, ma se ne occupa tanto chi studia la stregoneria, quindi le famose erbe delle streghe. Quasi tutte delle solanacee, quindi Giusquiamo, Bella Donna, Mandragora, Datura Stramonium, ecc. Però obiettivamente nella magia rurale, almeno quella attestata dagli studi antropologici, sociologici, degli esperti degli ultimi 200 anni, non si usano. Non si usano. Ai contadini interessa, ai contadini, diciamo, del nord Italia, perlomeno quelli del Novecento, interessa molto poco l'idea di sballarsi con delle sostanze, degli enteogeni. Ecco, una cosa curiosa, alcune erbe delle streghe sono utilizzate, per scopi che non ci aspetteremmo,
Ad esempio, il giuschiamo nero, il giuschiamo Snyder, che è una sostanza che contiene potenziali enteogeni, quindi scopolamina, liuscemina e giuspiamina, beh, hanno un effetto broncodilatatore, per cui in un'epoca in cui ancora non esisteva il cortisone, chi soffriva d'asma, paradossalmente, gli si faceva fumare del giusquiamo. Ecco, quindi veniva utilizzato per cose di questo tipo e non per cose, diciamo, mistiche o legate, per l'appunto, a stregoneria barra sciamanesima. Bene, ultima, poi provo a vedere se riesco a leggere qualche vostro commento o mi faccio aiutare. Allora, guardiamo quali sono i modi d'uso, i modi d'uso delle erbe nella magia rurale, cioè come le erbe vengono accompagnate dalla magia. Ok? Per ritornare al titolo della serata, quindi da una parte sul finire vedremo qualche erba così en passant, ma c'è pieno di libri interessanti a poco prezzo che spiegano sicuramente le erbe meglio di me, e vediamo invece come sono utilizzate nelle magie, o meglio, come la magia rurale usa le erbe, che cosa associa alle erbe. Allora, ho provato a fare uno schema, proprio una sorta di elenco basato su i testi, diciamo, sull'argomento, quello che ho conosciuto io direttamente e anche le ritualità che conosco io proprio nella pratica, ok? Come sono fatte. Allora, le azioni rituali più comuni, ovviamente, sono l'utilizzo di scongiuri, preghiere, formule varie e anche formula filastrocca. Allora, quando io parlo di preghiere, okay, non sto utilizzando un sinonimo rispetto a scongiuri, cioè parlo proprio di preghiere, preghiere nel senso più cristiano del termine. Non direi cattolico perché non so quanto i parroci di paese sarebbero, cioè, sarebbero stati contenti di questi usi, ma molte formule della magia rurale prevedono l'utilizzo di tot Ave Maria, tot Paternostro o Gloria a un santo piuttosto che a un altro, ok? Quindi per preghiera intendo quello precisamente in senso cristiano. Lo scongiuro invece non necessariamente tira in ballo santi o cose varie di origine cristiana. È invece interessante l'utilizzo della filastrocca. L'utilizzo della filastrocca è interessante perché lo ritroviamo in tante aree, cioè nella magia rurale di tante aree non solo dell'Italia, ma anche di Europa. L'utilizzo dell'incanto che suoni a rima, che abbia una cadenza, è cosa diffusissima. Ok? C'è un perché. Il ritmo aiuta, a creare uno stato anche energetico di un certo tipo. Stessa cosa per quello che vi dico dopo, cioè per la ripetizione. La ripetizione nella magia, nell'utilizzo delle erbe, nella magia rurale è importantissima. Generalmente le ritualità della magia rurale sono ripetute, non si fa una volta, non si fa una volta. È raro. Ci sono cose semplici che si risolvono in una volta, ma normalmente l'erba viene utilizzata magari nel rituale principale e poi nei successivi giorni, di solito si parla sempre di tre o un multiplo di tre, devono essere fatte altre operazioni. Quindi c'è sempre la ripetizione, ma anche la ripetizione del fare, quindi l'intrecciare, l'utilizzo di cantilene, di parole ripetute. E poi, certo, rudimenti di magia naturale. Allora, per chi non ha dimestichezza con questo termine, magia naturale, e la magia naturale viene fondamentalmente da quelle che sono tutta una serie di associazioni più immediate, di solito per magia simpatica. Quando si parla di magia naturale, in realtà si parla di una magia, per essere proprio corretti, sarebbe più di stampo rinascimentale, ma io qua volevo intendere molto più banalmente l'utilizzo di cose
non cerimoniali, ma proprio di oggetti classici, quindi candele, effigi, fetici, aghi, chiodi, corde. Allora, questo non è un elenco tanto per, anzi, questi sono proprio gli oggetti attestati con il maggiore uso. Ecco, le altre sono una rarità rispetto a questo. Ci sono altri oggetti usati, ma provengono da altri ambiti ed è interessante dividerli. E per l'appunto abbiamo le altre componenti rituali. Allora, così come c'erano le preghiere nella magia rurale con le erbe, abbiamo spesso oggetti di provenienza, diciamo, della chiesuola del paese. Ok? Quindi, acqua benedetta, perché se un'erba fa bene, se la mettiamo a macerare nell'acqua benedetta, sicuro fa meglio. Ecco, detta proprio senza grandi voli pindarici, la logica molto semplice che spesso segue la magia della campagna è questa, cioè se io metto assieme una cosa che già di per sé ha un potere a un'altra che ha una comprovata efficacia, il potere si va sommando, no? Vi avevo già fatto l'esempio prima dell'armetto di Ulivo Benedetto, vanno a ruba, tra l'altro non è passata da tanto tempo, vanno a ruba i ceri accesi per la candelora e quelli pasquali. E anche se quelli pasquali un po' più rari, perché insomma il prete è difficile che sganciasse il cielo pasquale, e anche di provenienza cattolica delle pratiche, ovvero sia non tanto le preghiere, che ne abbiamo già parlato prima, ma delle consuetudini, tipo quello di fare i rituali, ma attenzione perché questa è una cosa curiosa, che non si trova su tanti testi, io stesso l'ho scoperto un po' per caso facendo ricerche mie. Allora, soprattutto nell'Appennino Parmense, ma anche in tutta la parte della Lunigiana, parte piemontese, generalmente i rituali di magia con le erbe, magia con le segnature, eccetera, venivano fatti dopo l'età del pomeriggio. Interessante perché, o dopo le 3, o in alcuni casi fra le 9 e le 12, che sono le ore, le cosiddette ore medie, ok, della liturgia delle ore, che è di origine monastica. Se vi interessa, provate a guardare perché è cosa molto curiosa. Ovviamente, poi abbiamo strumenti e prodotti derivanti dal mondo domestico, paiolo, notissimo. Stoviglie, ovviamente con un significato simbolico anche dal punto di vista magico, notevole, stoviglie, coltelli da cucina, anche coltelli con un significato simbolico importante, ovviamente venivano dalla cucina perché non è che potessero fare i preziosi, strumenti per la filatura, tessitura, anche questo interessantissimo perché filatura e tessitura, tra l'altro conoscente che lavora. Giulia Settembrini che lavora e studia proprio questo argomento, quindi è un argomento veramente molto complesso, però è tessitura, filatura, che cosa ha la ripetizione, quello di cui parlavamo prima, l'intreccio, già l'intreccio, cioè l'unire qualche cosa di separato per fare un unico filo, ha già un significato magico che è spesso presente nelle pratiche, e poi ovviamente lana, sego, eccetera. Abbiamo anche quello che proviene ovviamente dalla cultura rurale. Curiosità, l'utilizzo del corno per mettersi dentro erbe, oggi lo si vede anche in preparati steineriani dove ci mettono però anche dello sterco che servirebbe a rendere più fertile. Non entro nel merito di queste cose. Ma l'utilizzo di erbe o incantesimi inseriti nel corno e sepolto non è una cosa che si è inventato né Steiner né i nostri contadini in campagna. Lo trovate in un testo rinascimentale che è il Tuba Veneris di John Dee, dove è proprio riportato questo incantesimo che probabilmente lui a sua volta ha rubato a qualche contadina che ha conosciuto nelle campagne inglesi. Ma è
un uso attestato di tipo rinascimentale e lo si trova ancora in certe parti d'Italia. Quindi mettere erbe propizie per dire alla salute o al denaro, inserirli nel corno, chiudere il corno con della terra o una qualunque pasta e seppellirlo. Abbiamo ovviamente l'utilizzo di tutta una serie di eccipienti. E poi vedrò sul sito arlesinis.it di rendervi disponibili le slide. Quindi adesso non vi sto a leggere tutto, sono tutti abbastanza conosciuti, si usano ancora oggi quando facciamo un oleolipo, è chiaro che ci serve l'olio. Tenete conto che un tempo l'olio è un bene molto pregiato, soprattutto per alcune parti d'Italia. Cioè, ad esempio, in Emilia-Romagna era molto più facile avere del grasso di maiale che non l'olio, perché non c'era coltivazione d'olivo e quindi era un bene molto pregiato. Abbiamo utilizzato i materiali inorganici, in particolare nella magia rurale è diffusissimo l'unione del sale, che ha un valore, un significato di tipo purificante. Oltretutto, in ambito rurale, il sale, a meno che non si vivesse in zone prossime al mare, era una rarità. Il sale è costoso, ancora oggi si dice per l'appunto com'è salato quel prezzo, no? Era particolarmente costoso. L'unione di sale e erbe era molto utilizzato. Peraltro, chi è appassionato di erbe, subito si sarà fatto l'associazione che uno dei modi per asciugare un'erba, per evitare, ad esempio, in un oleolita che l'erba ceda la propria acqua all'olio, irrancidendolo precocemente, è quello di mettere del sale nell'oleolita stesso, prima della filtrazione, in modo tale che, ovviamente, l'acqua non si miscela all'olio, ma il sale è igroscopico, quindi il sale si prende l'acqua, trattiene l'acqua, e dopo filtratura l'oleolito dura molto più tempo. Basta, io qua direi che le altre cose, sì, vabbè, sono particolarità. Bene, vediamo prima di passare alle erbe, visto che ci abbiamo ancora giusto mezz'oretta, se riesco a trovare un po' delle vostre domande. Vediamo se riesco. Allora, dunque, io adesso sto vedendo. Allora, vedo domande, adesso vedo solo quella di vedo Nicola. Contro il malocchio, che erbe si usavano? Mio nonno usava un piatto con dentro acqua e olio. Sì, Nicola, conosco anche l'usanza dell'acqua e olio. Tra l'altro, anni fa mi venne data questa segnatura con vario scongiuro di come farla, eccetera. Lì non si utilizza un'erba, si utilizza l'olio che per l'appunto è di origine vegetale, ma non lo definirei, diciamo, una magia con le erbe. Per il malocchio, un classico contro il malocchio sono le filze d'aglio, lo vedremo dopo, appese negli angoli della casa o all'ingresso della porta, con valenza apotropaica. È classico dell'erba campagnola contro malocchio, e poi seguivano eventualmente delle fumigazioni con altre erbe. Di solito venivano utilizzate delle erbe dal valore antelminico, cioè anche sverminante, come ad esempio l'artemisia contro il malocchio, o anche tutte le erbe che normalmente da un punto erboristico, ma lo vediamo dopo, hanno un valore di tipo antisettico, guarda caso venivano utilizzate come purificanti. Quindi rosmarino, salvia, agogo. Testi per approfondire. Francesca, testi ce ne sono, dipende un po' che cosa vuoi approfondire. Se vuoi un testo per riconoscere le erbe, piuttosto che un testo sull'uso delle erbe nella medicina popolare, quindi che zona d'Italia,
Non so esattamente che tipo di argomento vorreste approfondire. Magari scrivimi privatamente e provo a vedere che cosa ti riesco a dire. Grazie per il complimento. La foto della curatrice ha pensato qualcosa di De Martino. Sì, in effetti era una guaritrice calabrese. Confesso di non aver indagato e non so se venga da una pubblicazione di De Martino, ma con il suo testo su De Magie, eccetera, potrebbe effettivamente essere di De Martino. Ci sta, ci sta. Non sapevo dell'uso. Sì, si può usare il sale per gli oleoliti, perché effettivamente, essendo igroscopico, l'acqua non si mesce, ovviamente è miscibile rispetto all'olio, però tende comunque di irrancidirlo. Quindi il sale, essendo igroscopico, riduce questo problema. Anche se non è molto tradizionale, ovviamente prima di lanciarvi in questi preparati, rivolgetevi a un erborista, eccetera, eccetera, eccetera. Però anche se non è tradizionale e volete fare i raffinatini, un po' di linolene o di vitamina E aiuta a farlo durare un po' di più. Le erbe più utilizzate nelle pratiche magiche Wicca. Diciamo che di default nella ritualistica standard Wicca non ci sono indicazioni relative all'utilizzo di un'erba in particolare. Generalmente sono utilizzati degli incensi. Poi tutto il lavoro che in ambito Wicca singole tradizioni hanno fatto rispetto al recupero di erbe, si tratta di erbe per l'appunto provenienti dalla magia contadina, e allora in quel caso dipende anche molto dalla zona in cui si è, perché è chiaro che se sono in Irlanda alcune piante hanno alcuni significati, tipo il biancospino, che magari da noi non ha lo stesso significato, e quindi è difficile rinvenire la medesima associazione. So per certo che più che nella Wicca, in ambito della cosiddetta stregoneria italiana, che è un termine un po' forzoso, perché se si studia un po' le guaritrici di Campania, non esiste una stregoneria italiana, esiste una stregoneria locale, una siciliana, una pugliese, anzi, addirittura con delle variazioni che sono tante quanti dialetti. Però, per intendersi, una stregoneria italiana c'è ovviamente quel lavoro di ricerca che riguarda l'etnobotanica delle cosiddette piante del volo della strega, quindi quella miscela, il cosiddetto unguento per volare, di cui parlava già Della Porta nel 1500, costituito per l'appunto la solenace, quella che avevo già citato, giuschiamo, bella donna, mandragora, nella preparazione dell'unguento era anche presente, se non erro, della cicuta, dell'aconito, alcune formulazioni inseriscono anche dell'oppio, che chiaramente non è oggi facilmente reperibile né legale. E sono erbe molto pericolose da usare, bisogna sapere che cosa si sta facendo, anche perché si parla di dosi letali nell'ordine di pochi milligrammi per chilo. Cioè, quindi se uno pesa 60 kg, si parla di pochi milligrammi prima di lasciarci le pelle. Acqua, olio e sale grosso, rito contro il malocchio, sì. Dietro la porta un mazzetto di rutta, assenzio e iperico. Dici per il malocchio? Può darsi, io questa non la conoscevo. Rutta, assenzio e iperico non la conoscevo, ma ci sta, ci sta. Anche se devo dire che l'iperico, che ha una connotazione molto solare, stona un po' con le altre due che hanno una connotazione eminentemente lunare. Sono certo però che cioè, Ruta e Assenzio, per l'appunto che sono sverminanti, normalmente potrebbero stare come purificante o di bando, quindi forse anche come il malocchio. In particolare la Ruta è molto molto utilizzata nelle aree spagnole, nella medicina popolare spagnola, ma più anche nella magia rurale spagnola e del Sud America. Cioè,
non vai in una santeria, in un negozio di magia sudamericano dove non ci sia la ruta. Se non ha la ruta, uscite perché è un negozio che non va bene. Stefania Palmisano, un corso pratico è un corso pratico. Alla fine di questa diretta io ve ne propongo due nelle prime settimane di giugno. Ovviamente sono argomenti molto complessi, come avete visto è già passata un'ora e mezzo e ho ancora da parlarvi delle erbe e ho comunque fatto delle semplificazioni. Quindi un corso pratico si può pensare di fare un pomeriggio. Ma mi piacerebbe fare un pomeriggio, si fa un pomeriggio con le erbe o con gli incensi, perché almeno 3 ore ci vogliono per parlarne, altrimenti. Comunque sì. Esatto, vitamina E per non fare rancidire i preparati. Sì, tra l'altro viene venduta anche online, devo dire, a prezzi piuttosto ragionevoli. Ragionevoli. Ho riconosciuto la mia radice paterna. Immagino rispetto a cosa? Rispetto alla foto. Alla foto della guaritrice. Ok, riferimento agli organi cui fare riti hanno attinenza con i ritmi biologici, ad esempio quelli in MTC. Ma questo è interessante. Ci si potrebbe fare una ragionata. Non l'escludo. Diciamo che la corrispondenza più immediata che verrebbe. Insomma, che sembra più sensata per l'appunto quella della liturgia delle ore, anche perché non c'è una valutazione, no, sui ritmi del singolo individuo, cioè è tranchant, è a quel determinato orario. Però può avere un suo senso, cioè, si potrebbe fare un ragionamento, probabilmente meriterebbe. Elisa Bargatini, oppio, non ho capito. Ma per assenzio intendete Artemisia? Beh, l'assenzio è un'Artemisia, è l'Artemisia absinthium, ok? Di Artemisie ce ne sono tantissime. E quella che si trova veramente dappertutto, almeno nel nord Italia, proprio a bordo dei cosiddetti fossi, dei fossi proprio delle campagne, però è l'Artemisia vulgaris. È sempre vermifuga. In particolare veniva usata anche proprio per gli animali, per sverminare gli animali, ma non ha l'aroma dell'Artemisia absinthium, del cosiddetto assenzio, ok? Che ha proprio un colore diverso della foglia ed è molto, molto più profumato, e da qui si ricava la nota bevanda. Tra parentesi, l'assenzio, ragazzi, non pensiate che sia quella gran cosa, nel senso che l'assenzio è quello che faceva vedere la fatina verde, la faceva vedere. Perché nell'assenzio ci mettevano del rosolio, che non era liquore alla rosa, ma era dell'oppio. Per stordirvi con dell'assenzio, l'unica cosa che potreste fare è quello di assumere una quantità tale da rendere tossico una tannina tossina che contiene, che è il tuione, e che però, prima di farvi un effetto, diciamo, stordente enteogeno, voi vi siete ubriacati e soprattutto vi siete procurati una cirrosi epatica, perché è un neuropeptico fortissimo. Allora si pensa nella casa di terra lontana, grama sorte. Eh sì, Rea. Sì. Ma Rea, tra l'altro, è un uso che tu hai ereditato. Scusate, chiedo scusa al pubblico. Io e Rea ci conosciamo ovviamente molto bene, visto che lei è la mia alta sacerdotessa e aveva madre spagnola. Domanda, Rea. Ma è un'usanza che tu hai trovato sulle colline parmensi proprio del Bardigiano o di tua madre che era di origine spagnola? Punto interrogativo. Testo con le erbe usate dai Longobardi. Ileana, ti devo confessare che al riguardo la mia più completa ignoranza, nonostante il mio cognome sia di origine longobarda, perché è Siliprandi, che deriva da un liut brando, come si nota anche dalla mia fisionomia, chiaramente longobarda. No, so veramente poco di Longobardo. Purtroppo su questo, scusami, ma non ti riesco ad aiutare. Trovare una titolazione stabile con un appropriato può avere conseguenze serie. Sì, sono assolutamente d'accordo con Stefania. Assolutamente. Una titolazione stabile è difficilissima, se non pressoché impossibile, se non con un laboratorio molto sofisticato, cioè se avere un gas cromatografo, eccetera, eccetera.
ovviamente non è alla portata del lobbista. Se ci sbagliamo sulla titolazione dell'ipericina su un oleolite all'iperico, non succede niente. Se mi sbaglio sulla titolazione della scopolamina o dello yosciamina in una radice di mandragora, ci lascio le penne. Non solo, ma a questo punto, visto che ne hai la sensibilità, sicuramente saprai, per esempio, con i semi della datura stramonium, ti può capitare che su 50 semi nel frutto, ok, tutti abbiano una titolazione bassissima e uno su 100 è sufficiente a mandarti al creatore, uno dello stesso frutto. Quindi capirai, cioè, una roba. Sì, anche l'oloresina di rosmarino si usa per gli oleoliti, sì, assolutamente sì. Stefano Mantegiani potrebbe essere da un documentario sulle locande, ma mi pare una delle foto Romax. Può darsi, non lo so. Ok, ragazzi, io a questo punto mi fermo un po' con queste vostre domande e vado avanti, così facciamo le, guardiamo un attimino quelle 4-5 piante più note e le guardiamo assieme. Ok, allora vedo che comunque il livello di voi partecipanti è molto, insomma, è buono, abbastanza elevato, quindi probabilmente su queste erbe un po' vi potrei annoiare, andrò velocemente, così magari lascio un po' più di spazio, alle vostre domande. Allora, torno alle slide. Eccoci qua. Eccoci qua. Allora. Iperico, aglio, poi ho messo salvia e rosmarino assieme, capiremo perché, idem malve melissa. Ho fatto queste, non tanto perché siano le più importanti o le più utilizzate, o quelle maggiormente attestate in tradizione, è perché ho ritenuto che siano le più comode per tutti, per chi inizia, eccetera, da tentare di trovare, da avere, anche semplicemente se una casa in campagna o comprando una piantina in qualunque rivenditore di piante. Iperico e melissa magari non ve li trovate, diciamo, in un garden store, però in questa stagione sono davvero piuttosto facili da trovare. Ho visto in giro su Instagram e Facebook gente che già ha trovato l'iperico. Io ho una sfiga mortale al riguardo e non l'ho ancora trovato. Infatti, chiunque abbia già trovato l'iperico ha tutta la mia più totale invidia. Anche perché io proprio amo la raccolta dell'iperico. Va bene, allora veniamo al dunque. Eccoci qua. Eccoci qua. Allora, come vedrete, io ho semplificato molto rispetto alle piante, perché altrimenti avrei dovuto passare un'ora per ciascuna di queste. Nell'ultimo numero di Sirio ho per l'appunto pubblicato un articolo intero di oltre 15.000-20.000 battute sull'iperico, perché è veramente una pianta con tanta storia, ma vedete già qui l'impostazione che saluto chi ci sta lasciando. Ciao, ciao, è stato un piacere. L'impostazione che utilizzeremo qui per le altre piante. Cioè, per ciascuna di queste ho voluto guardare quelle che sono le qualità magiche, le qualità fitoterapiche, gli usi rituali e rimedi erboristici. Noterete come questi quadranti si parlano spesso l'uno all'altro, da sinistra a destra e da destra a sinistra. Allora, iperico, beh, semplice, qualità solare per eccellenza, pianta che fiorisce in modo esplosivo con queste chiazze di giallo in mezzo ai campi, vicino ai papaveri, proprio in prossimità del solstizio d'estate. Pianta gialla, fotosensibilizzante, di animali a pelo chiaro che la mangiano, poi a un certo punto scappano all'ombra come se si fossero mangiate il sole.
Chiaramente che cosa poteva fare questa pianta? Quindi d'azione solare, luminosa, allontanare presenze nefaste, guarire ferite, e questo ha anche un riscontro assolutamente fitoterapico, fertilità, concepimento, allontana i fulmini. Questi sono gli utilizzi tradizionali. Ora, curiosità, fertilità e concepimento. Allora, l'iperico non agisce sulla fertilità e sul concepimento da un punto di vista fitoterapico, ma da un punto di vista fitoterapico, siccome molte delle sue componenti hanno, diciamo, un'interazione, ve la faccio semplice, vanno ad interagire con numerosissimi farmaci, ecco, un farmaco su cui va l'iperico ad interagire in modo fortissimo sono ad esempio i contraccettivi orali. Per cui io non credo che nella magia rurale si riferissero a questo, però posso garantire alle amiche presenti, diciamo, nella diretta, che se utilizzano contraccettivi orali, fossi in loro, eviterei insalate di iperico. Ecco, onde evitare per l'appunto quanto non vogliasi con un contraccettivo orale. Usi rituali. Allora, normalmente con l'iperico cosa si fanno? Mazzetti, coroncine. In alcuni casi veniva utilizzato anche per il bando. Per questo, quando ho letto Bruta senza iperico, mi sono detto ci può stare. Veniva utilizzato al posto dell'issopo o dell'incenso. L'issopo è di utilizzo, ovviamente, è una citazione biblica. Lo ritroviamo nei testi, nei grimori medievali di Pietro da Abano, solo che non è un'erba facilissima da trovare. Quindi, nella magia contadina, quello un po' più, diciamo, intellettuale, veniva utilizzato per l'appunto con questo. Che cosa ci si può fare? Beh, noti. Unguenti, oleoliti, infusi alcolici, consumo alimentare. Consumo alimentare, ripeto, da un punto di vista fitoterapico non è così certo che abbia doti rispetto a fertilità concepimento, ma ha doti effettivamente rispetto al circuito e meccanismi di ricattazione della serotonina, per cui è in effetti una sorta di antidepressivo naturale. Per cui se uno tende ad avere problemi di umore, per così dire, consumato come spezie in insalata a mo' di origano, potrebbe avere un uso. Infuso alcolico idem, l'oleolito è sicuramente la preparazione più nota. Trovate ricette su internet, è inutile che vi stia io qua a ripeterla. Tra l'altro, lo trovate anche sul sito FDR Tempio di Caglia, su cui scriviamo sia io che Rea Bertorelli. C'è una ricetta anche lì. Bene, come dicevo, in tutta la magia rurale legata alle erbe, è chiaro che c'è una componente fitoterapica ed erboristica, ma perché questa abbia efficacia nell'ottica del pensiero magico, che come ricorderete ha delle origini antichissime, ovviamente è il tipo di rituale che io eseguo nel fare la preparazione, che gli dà un valore magico. Allora, senza andare a raccontare, a spiegare ritualini vari, che veramente non se ne sente, diciamo, il bisogno oggi, una cosa però può essere fatta e detta fin da ora. Per quanto questo non abbia nessuna pretesa scientifica, è chiaro che la disposizione d'animo con cui io mi metto a raccogliere una pianta e a prepararla, l'intento e il lavoro energetico che io posso mettere anche semplicemente in azioni molto semplici di preparazione, possono fare la differenza. Possono fare la differenza. Io ricordo, diciamo, un corso di spagiria fatto tanti tanti anni fa, dove c'era questo luminare, tra l'altro noto chimico italiano, e diceva: ma lo stesso preparato fatto da Tizio e fatto da
Caio in laboratorio con la medesima strumentazione, io vi assicuro che se da un punto di vista chimico sono identici, da un punto di vista dell'efficacia spagirica non lo sono. Ora io chiaramente non sono, no, non mi permetto di farne questioni scientifiche o meno, però è chiaro che la magia non può basarsi semplicemente sul dato empirico erboristico e che l'ABC della magia stia anche in qualcosa di molto semplice. Non credo che i contadini stessero a tracciare grandissimi glifi e simboli sulle loro erbe. Larga parte del lavoro è quello di un intento, di una disposizione energetica. Quindi senza grandi riti già alcune cose si possono fare. Andiamo avanti, aglio. Allora, l'aglio lo conoscete tutti. Invito i più avventurosi, fra virgolette, a cercare l'aglio orsino, che è quello selvatico, che almeno personalmente mi piace molto. Si chiama aglio orsino per un motivo piuttosto ovvio. Veniva mangiato dagli orsi, cioè gli orsi ne sono ghiotti e si capisce perché, perché ha un profumo benissimo, buonissimo. Bene, anche in questo caso, qualità magiche, qualità fitoterapiche, usi rituali e rimedi erboristici. Guarda caso, è un antisettico, un disinfettante. Notate che larga parte delle erbe utilizzate nella magia rurale sono antisettiche e disinfettanti, perché erano le doti che più servivano. E se è antisettico e disinfettante, sicuro allontana le presenze negative. Perché? Perché l'associazione più immediata, nella magia simpatica, nella magia comunque tradizionale rurale, è quella che l'infezione, è una presenza cattiva, una presenza nefasta, ok? È un'energia negativa. Quindi qualunque cosa sia in grado di disinfettare, di prevenire, se non curare, un'infezione, così come anche una parassitosi, non può che per converso allontanare presenze nefaste. È effettivamente un energizzante, l'aglio, per la sessualità, c'è chi sostiene che possa avere dell'efficacia sulle prestazioni maschili, ma non mi risultano studi di rilievo scientifico e fitoterapico al riguardo, ma questa può essere un'ignoranza mia, come dicevo, io non sono un erborista, quindi ci sta. Antimucolitico, espettorante, carminativo, carminativo per chi non lo sapesse, semplicemente rispetto alla depurazione, diciamo, dell'intestino da gas, eccetera. Bene, come veniva utilizzato? Filze, ghirlande, ok? Spesso questo fatto utilizzando la magia dei nodi. Se rivedrete poi, ne metterò sul sito le slide relative ai metodi utilizzati nella magia rurale, la magia dei nodi, la magia dell'intreccio erano molto molto utilizzati, intanto per la loro semplicità, ma anche per nella loro semplicità la capacità di rimandare a una simbologia molto interessante, molto articolata, cioè quello del prendere tre cose che sono separate e che con l'intreccio diventano un'unica cosa. L'intreccio è un qualche cosa che prende cose singolarmente deboli e le rende più forti, per cui da un filo ne esce una corda, e questo ovviamente è interessante. Bando, come dicevo prima, non di rado usato in alcune procedure di segnatura. Si usava a volte, allora, è cosa nota che in molte segnature si tracciassero dei simboli, di cui il più noto è quello della croce. Ora, i vari simboli di croce venivano fatti con i più svariati oggetti, con le dita, spessissimo con le fedi nuziali. In alcuni casi, ad esempio per le storte in alcune parti d'Italia, non tutti utilizzavano questo metodo, si utilizzava una testa dell'aglio anche per le punture, ma comunque, vabbè, poco importa. Voglio andare, scusatemi, un po' rapido sulle piante perché mi piacerebbe lasciarvi spazio ancora per qualche domanda. Salvia e rosmarino, stesso identico discorso, anche qua
antisettiche, lenitive antinfiammatorie, indovinate un po' cosa servono? A purificare. Fondamentalmente, le erbe più amate, più diffuse sia nella fitoterapia di origine rurale folclorica, ma anche nella magia popolare, sono tutte erbe di tipo antisettico, antinfiammatorio e lenitivo. Perché senza andare a fare grandi ragionamenti sul perché se sei un contadino la cosa più frequente è quella di tagliarti e graffiarti. E in un mondo in cui l'antibiotico non c'era, la disinfezione poteva fare la differenza tra la vita e la morte, cioè non dimentichiamolo mai che quello che per noi oggi è semplicemente l'erba che dice sì, dai, però se c'è un'infezione ti pigli l'antibiotico. Sì, per noi oggi è così, infatti la nostra vita media è sensibilmente più elevata di un tempo. L'utilizzo delle erbe un tempo poteva fare la differenza, scusate, tra la vita e la morte. Cioè, l'utilizzo dell'iperico, che l'abbiamo già passato, ma l'iperico è un disinfettante che è in grado in alcuni casi di lavorare su dei batteri gram positivi, tipo lo streptococco o lo stafilococco, che magari facciamo fatica con gli antibiotici di oggi. Quindi queste piante avevano un valore non solo dal punto di vista fitoterapico, ma si caricavano anche di un valore che andava un po' oltre, perché erano delle risorse importanti. In particolare, scusatemi, la salvia era anche, diciamo, erba più femminile, perché poteva dare sollievo rispetto a disturbi di tipo diuretici, diciamo più all'aspetto, diciamo, genitale e alla menorrea, no? Al blocco del ciclo. E ovviamente nel momento in cui queste piante sono purificanti e in un qualche modo sbloccano, tra virgolette, un ciclo, è interessante come le accensioni e riaccensioni, diciamo, con un valore quasi celebrativo del focolare domestico, piuttosto che dei fuochi di panificazione, venissero in alcune zone d'Italia fatti per l'appunto con mazzi di queste erbe. Badate, non sole semplicemente per l'aroma, perché l'aroma poi col fumo, una volta fatta la brace e messa la legna, l'aroma chiaramente se ne andava. Era proprio un uso magico. Ok? Altre erbe erano utilizzate invece con scopi assolutamente specifici rispetto ad esempio alla panificazione. Penso ad esempio al verbasco, detto anche tasso barbasso o chiaccola romana, perché i romani lo intingevano nell'olio, fa una bellissima spiga gialla, segnatevelo, è molto bella, è facile da trovare nei prossimi mesi, ha delle foglie pelose, l'infuso di queste foglie, attenzione a filtrare perché il pelo può essere irritante, può fare molto bene per la tosse, eccetera. Beh, prende fuoco in un modo incredibile, quindi viene usato nei forni per dare la doratura al pane. Ecco, quella è un'erba che ha un utilizzo fitoterapico, ma non veniva utilizzata in campagna per qualche cosa di magico fitoterapico, ma solo per uno scopo pratico del forno. In questo caso, invece, salvia e rosmarino, ad esempio, nell'accensione dei forni e dei fuochi, non sono utilizzate per un qualcosa di aromatico o di pratico, ma imminentemente rituale. Ok, veniamo all'ultima, Malva e Melissa. Malva e Melissa, e poi chiudiamo con le ultime domande. Allora, queste, a differenza delle altre, scusami, di Perico e Aglio, che erano solari, così come scusatemi, così come anche l'isopo e altre piante della tradizione, hanno qualità lunari. Allora, in alcuni casi messi in relazione a Venere. Ecco, queste sono le piante classicamente utilizzate nell'ambito rurale femminile. Per ovvie ragioni, perché sono antinfiammatorie lenitive, quindi si facevano macerati acquosi, eccetera, eccetera.
Allora, queste sono piante che ho scelto, a parte perché sono molto diffuse e facili da trovare, ma anche perché rispetto alle altre, che, come dire, hanno un utilizzo eminentemente magico che va, come dire, quasi oltrepassare il valore fitoterapico, a parte di Perico, che ovviamente è attivissimo dal punto di vista fitoterapico. Ci sono invece piante che entrano nella magia facendo la parte opposta, in senso opposto, cioè piante che sono riconosciute in ambito rurale per una loro efficacia fitoterapica e che, data tale efficacia, vanno poi ad entrare negli usi magici. Quindi, ad esempio, rituali di tipo amoroso, ma in mancanza di rose. O altri fiori più adatti a Venere, ad esempio, si poteva trovare l'utilizzo di melissa, malva, ad esempio, o verbena. Okay. Bene, ragazzi, vi lascio con questa ultima slide. Allora, io 6 giugno e 13 giugno, poi questi eventi domani compariranno anche su Facebook, terrò questi 2 pomeriggi. Chi è interessato può scrivere la partecipazione su Facebook. C'è già qualcosa sul mio sito, dovrebbe già esserci qualcosa sul mio sito. Bene, adesso torno a voi. Allora, vediamo un po' le domande. Ok. Grazie Carolina, i complimenti. Ciao Francesca, grazie. Sì, Nicola, sì. L'aglio. Vediamo se riesco. Tento di mettervi a monitor. Tento di mettervi a monitor. Vediamo se riesco. Ok. Ok, collegati. Ok, scusate, ragazzi, sto tentando di mettervi a monitor. Vediamo se ci riesco. Oh, eccoci qua. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Allora, ero rimasto a. Ok. No, mi sono perso quello di Nicola che diceva l'aglio per sverminare. Sì, l'aglio è stato utilizzato anche come sverminante vermifugo, non solo, ma allontana i parassiti. Durante l'estate, ad esempio, io penso ai cavalli. I cavalli soffrono ovviamente l'attacco delle mosche, eccetera. Un modo per alleggerirli, diciamo, di questo stress e per far invece puzzare terribilmente gli stivali di qualunque amazzone e cavaliere è quello di dar da mangiare diverse teste d'aglio al cavallo stesso. Basti pensare a dei cipressi, sì, l'isasuni, sì, la salvia, sì, si può. Addirittura. Senza andare direttamente senza prendere dentifrici, proprio la foglia di salvia strofinata così aiuta la pulizia dei denti. Prate, rosmarino fantastico, sì. La salvia che salva, sì. Salvia, sì, esatto, Laura De Pascale, sì. Raul, ciao Raul, ciao Ilaria, ciao le due Ilaria. Grazie mille diretta. Prego, prego, prego. La malva e il malva. Lisa, questa è bella. La malva e il malva. Ma è tua o è proprio un detto popolare? Bellina questa della malva. Ok. Bene, ringrazio tutti per la partecipazione. Spero che questa serata vi sia piaciuta, le cose siano state per voi interessanti e
e conto di vedervi ai miei prossimi corsi, sia quelli diciamo in presenza che non, diciamo quelli che magari farò ancora online gratuiti. E niente, salutandovi, seguite la pagina, guardate che ci sono sempre iniziative e il sito. Buona serata, buona nottata, ciao.